Ecco, arriviamo al punto, io sto lavorando proprio in questi giorni, sto ultimando un mix di una serie televisiva che andrà in onda a ottobre, sulla mia idea che hanno accettato, sono 6 puntate, saranno di 30 minuti, intitolate I Topi. Ed è una famiglia di latitanti che vive in un bunker. Lì ho riesumato in un certo senso Alex Drastico, ma non è Alex Drastico, perché Alex Drastico è nato a 30 anni, io avevo 30 anni. Alex Drastico si è trasformato, c'è un'evoluzione, o Alex Drastico era tendenzialmente una conseguenza, era un buono, era un ingenuo. E invece comunque ho usato una parte della, come dire, un pentagono, parte di note di Alex Drastico, l'ho fatto diventare Sebastiano, ignorante come Alex Drastico, come una bestia. Però l'ho un po' elaborato e trasformato, perché serviva questa costruzione, serviva. Poi attorno mi sono costruito una famiglia, di amici attori che io, che mi accompagnano sempre. E quindi c'è in questo un'evoluzione di uno dei miei personaggi, quello che mi dici. Sì, poi c'è anche questa cosa del bunker, è una cosa molto interessante, perché tu, a te piace sempre darti delle limitazioni, no? Cioè, nel senso in cui, come dirà, suppongo, Bertolucci Sabato, lui è sempre uno che sostenuto, se tu giri un film in un appartamento, il film risente dell'appartamento, se giri in teatro, butti giù, devi fare un carrello, butti giù il muro, devo fidarsi. Invece tu hai sempre, ti sei sempre costruito, ora poi vorrei parlare del tuo cinema con autori come Abati e come Amelio, però anche lì ci sono dei limiti spaziali, dei limiti che ti... cioè se, come se ti sfidassi, ti piacesse sfidarti nelle costrizioni, cioè nel trovare nel limite anche delle posture, anche nel girare con dei vestiti sgargianti. Io sono uno di quelli che considera, per esempio, che il teatro è dell'attore, non del regista. Ci sono, sai, molte... Beh, io dico questo perché per me l'attore è il perno, l'attore è il cuore, sono i capillari, è l'energia, è tutto. Poi tu mi puoi sorprendere con delle immaginazioni, è molto tra l'altro attuale, da una decina d'anni, forse qualcosa in più, no? Cioè una sorta di sorpresa sempre tecnica, ecco, quello a me dura qualche minuto. Poi io voglio vedere il corpo di quello che sostiene, di quello che è incastonato all'interno di questa bellissima rappresentazione illuminotecnica o scenografica. Io, allora, per quello, al di là dello spazio, più che lo spazio, io vado sempre su quello che è l'attore. Io, a me piace moltissimo, da spettatore, sono uno spettatore, vedere l'attore. Poi ci sono le belle immagini e tutto, però per me in quello c'è la letteratura, c'è la fotografia e tante altre cose. A me piace proprio il teatro, ma anche al cinema, vedere l'attore. Io mi emoziono con l'attore e sì, ci può essere una bella ripresa, d'accordo, però quando... E quindi per questo gli spazi, non dico che sono secondari, mai, perché poi, come ti dicevo, in quest'ultimo lavoro ho trovato questo scenografo meraviglioso che ho costruito degli interni fantastici, però è l'attore. Io da spettatore, quando vedo un film, quando vedo uno spettacolo, parlo sempre dell'attore. Poi mi piace quella scenografia o mi piace quell'effetto di luci e tutte queste cose. Però è l'attore qui, su questo palco, lo hanno onorato gli attori soprattutto. Sì, poi è arrivato un grande scenografo del Nord Europa, che ha messo due luci, ha creato questo spazio che invece non dovrebbe, un po' asettico, ogni tanto ci vuole, però non sempre. E quindi io credo che questo palco è stato onorato più volte dagli attori. Però il problema è che quando poi fai il regista, siamo regista di attori. Anzi, De Niro dice che quando gli attori sono diretti da un attore, che anche il regista si sentono più protetti, perché sanno quello che prova. Sì, perché poi conosci bene, non si parla di tutti, ma conosci bene le difficoltà. E poi soprattutto noi, a differenza di altri, l'unica cosa che possiamo dire, conosciamo e capiamo quando un ruolo è difficile e quando un ruolo non è difficile. Ci sono dei ruoli che vengono elevati, vengono lodati, ma sono ruoli più elementari di quello che magari fa la spalla in quel momento, che ha bisogno invece, si trascina un sentimento molto più complicato e più difficile. Noi quello lo individuiamo. Ci sono ruoli più facili e ruoli meno facili. Di conseguenza, quando ci sono gli attori che lavorano con me, visto che io tendenzialmente faccio sempre delle costruzioni, dei personaggi che sono, non dico, però sono particolari, io lavoro sempre più o meno con gli stessi attori perché mi conoscono e aderiscono in un certo modo. Non devo ricominciare da capo nel capire che
lui si muove in questo modo, lei si muove. Questo è molto, molto interessante, no? Si parlava, per esempio, vi faccio un esempio, io, di quando dicevano della moglie di Roberto Benigni, io per me Loretta Braschi, per me Braschi è una meraviglia, perché però provate a interpretare un personaggio vicino a quella meravigliosa maschera che è Roberto, meravigliosa, stupendo corpo che è Roberto, provate a aderire, a interagire con un corpo così, non è facile, è veramente difficile. Quindi lei è stata capace a fare questo, lei merita delle lodi, perché era un disegno diverso, non è un disegno normale, e Roberto ci offriva un disegno diverso, una costruzione diversa, e per questo ci sorprendeva, per questo lo abbiamo sempre amato. E lei era bravissima ad aderire con questi tempi, questi controtempi, queste pause che aveva, e non nasce così, non è così semplice. Quello è un ruolo difficile.